Eccoci qua, bentornati, bentrovati per chi invece sono, sono nuovi a questo appuntamento con le nostre conversazioni sull'Iran. Eh, oggi, lo sapete già tutti, parliamo di Hafez, un grande sommo poeta persiano, non potevamo non parlarne, anche perché si è celebrata la giornata di Hafez, eh, se non sbaglio era ieri, non, era oggi, non è oggi giusto, in Iran ieri, si è stata sì, sì, ieri, sì. ieri, e quindi diamo come sempre il benvenuto al direttore dell'Istituto Culturale dell'Iran, Muhammad Tayyamini Khorshamadeh, Buonasera, eccoci qua. Il nostro fedelissimo e sostituibile Mosegna Dani anche questa sera, come sempre, ci, ci aiuterà con la produzione. E questa sera Buonasera. abbiamo un graditissimo ospite, Stefano Perlò, professore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che è uno dei massimi esperti in Italia di, di AFES. Buonasera. eccoci Buonasera. Qua. Buonasera. benvenuto Allora, io come al solito scompaio e do la parola al direttore Amini per, per un saluto. Prego, le io. Buonasera, io questo versetto ho rubato dalla traduzione di Professor Derme, mi sentivo doveroso ricordarlo, pace, anima sua. Si tende la mia testa verso il nobile soglio dell'amica, e che tutto ciò che la l'attraversa. در ابتدا لازم میدانم در گذشت استاد محمد رضا شجریان استاد موسیقی ایران را به جامعه هنری ایران و علاقمندان ایشان تسلیت ارز نمایم از خداوند بزرگ برای ایشان غفران و علو درجات مسئلت دارم و برای بازماندگان و دوستدارانشان صبر و شکیبایی مندم All'inizio del della mia relazione, del mio discorso, vorrei, è doveroso presentare le mie condoglianze per la scomparsa del grande maestro Shajarian, l'icona della, tradizio, della musica tradizionale persiana, e a tutti, in particolare alla comunità artistica, e chiedo la benedizione di Dio per lui. Beh, پیش از هر چیز از جناب آقای ساکتی و پروفسور پلو سخنران این وبینار که به مناسبت 20 مه 11 اکتبر روز ملی بزرگ حافظ در ایران برگزار می گردد سمیمانه تشکر می کنم اسپیرمو این ringraziamenti این گراسیامنتی ساکتی و پروفسور پلو پر aver ارگانیزاتو e partecipato کستو این حافظ ایران حافظ درخشانترین ستاره فرهنگ فارسی است در طول این چند قرم تا امروز هیچ شاعری به قدر حافظ در اعماق و زوایای ذهن و دل ملت ما نفوذ نکرده است Hafez è la stella più brillante della cultura persiana. Nel passare dei secoli nessun poeta come lui è riuscito a penetrare profondamente nello spirito, nel cuore e nelle memoria del popolo iraniano. حافظ شیرازی شاعر غزرسرای قرن 14 میلادی بیشک یکی از مردمی ترین شعرهای ایرانی است و حافظ در حافظه مردم امانند گل بهاری تر و تازه است شما کمتر ای را میبینید که در آن دیوان حافظ یافت نشود حافظ دی شیراز ایل پویتا لیریکو دل 14o secolo indubbiamente è uno dei poeti più popolari dell'Iran che le sue poesie fanno parte della vita quotidiana anche per gli iraniani e il suo canzoniere این لیبرو اندسپنسابیله که سی طورا و نله که از ادیتو تیرن یعنی حافظ چون حافظ کل قرآن بوده ملقب به این نام شده اما حافظ خانی بخشی جدا نشدنی از آیی های ملی ایرانی مانند شب یلدا یا تحویل سال نو کنار سفره هفت نیز هست و شعر او چنان آینه جان ایرانی گشته که در فرهنگ عامه او را لسان الغیب می نامند. به اشعارش تفعول می زنند و مقبرش میادگاه اشاق است سپه و ام پر ال ایل کورانو اما موریا پرچو ایل نوم دی حفظ لی ون اتریبوی تو که سینیفی که کلوی که سر رچیتر ایل کورانو لتورا سوی پویزیه è una parte indispensabile e inseparabile dalla tradizione persiana, come la tradizione del notte di Yard, che è la notte più lunga dell'anno, oppure in occasione dell'anno nuovo. Per un iraniano le sue poesie a volte nella tradizione popolare sembra che rispecchi la vita quotidiana, proprio per questo che gli viene definito il titolo La lingua invisibile. E nella tradizione iraniana l'apertura a caso delle pagine del suo canzoniere per consultare con lui è molto frequente che è una forma di divinazione ovvero falla la sua tomba è il tombo di e il luogo di ritrovovo per innamorati Asare Iran و ترجمه و نس نشر آثار ادبیات فارسی همواره بر برای حافظ و دیوان او جایگاه ویژه‌ای قائل است که آخرین نمونه آن بزرگ برگزاری نشست ادبی حافظ و گوته سفر میان شرق و غرب است که دوازده آبریل 2019 میلادی در محل سالن اجتماعات موزه کروچتی شهر روم برگزار گردید L'Istituto Cultore dell'Iran, nella sua attività, che organizza per presentare i celebri persiani e per presentare la letteratura persiana, considera una posizione particolare per Hafez, che è l'ultimo incontro organizzato nel 12 aprile dell'anno scorso, intitolato Hafez e Gotè, Un viaggio tra Oriente e Occidente, con la presenza del professor Pello presso il museo Crocetti a Roma. ترجمه‌ای از اشعار حافظ به زبان ایتالیایی توسط مرحوم پروفسور جوانی ماریا درمه، مرحوم پروفسور جان روبرتو اسکارچا و پروفسور استفان لو پلو پروفسور کارلو ساکونه و سالزانی انجام یافته که رایزنی فرهنگی مفتخر است در انتشار برخی از آنها و فراهم نمودن امکان لذت بردن مخاطبان ایتالیایی از خواندنشان سهیم بوده است Le poesie di Hafez sono state tradotte in italiano da vari di docenti universitari, da professor Giovanni Maria Derme, professor Gian Roberto Scarcia, professor Saccone, professor Salsani e professor Stefano Pello, che stessa è con noi. E l'istituto آن اونوره ادابه کلابوراتو کنه کنید دوشه پر کنگیویدره ای پیچهره در لیتراتور و در پویزی دیها کن لطوره تا یکی از مترجمین جناب آقای پروفیسور پلو اینجا در جمع ما حاضر است که با سپاس مجدد از میشان و جناب آقای ساکتی کلام را به ایشان باگذار میلی کنم خیلی متشکرم Con immenso piacere stasera il professor Pello che ha tradotto le poesie di Hafez in questo incontro sta con noi. E colgo l'occasione per ringraziarlo per aver accettato il nostro invito e lascio la parola, la parola a voi. Grazie tante. Grazie, grazie davvero per questa introduzione, tra l'altro per una volta scusate ci tengo a leggere subito un commento che è quello di Francesca che salutiamo e dice bellissima la solennità, le parole accurate di saluto hanno il sapore di un'educazione d'altri tempi e questo è, è vero, non è una cosa che colpisce ed è una cosa tipica no? anche del, così, della lingua persiana, del... Del, del, della formalità, che, che ha stili diversi, ma adesso non, non evito io di dire eh, stupidaggini. Allora, la eh, parola direttamente ovviamente al nostro ospite, e eh, qui cioè, viene da fare una domanda, se vogliamo, forse anche un po', eh, un, un po banale, no? cioè nel senso che l'Iran è terra di, di, di poeti, mm, ne potremmo citare tantissimi, però Hafes è quello che, eh, i, eh, come dire, il, il, eh, gli iraniani hanno, portano come, con estremo orgoglio. Mm, io non a caso ho messo alle mie spalle la Fesia, cioè che è l, una. È l, um, Mausoleo dedicato ad festa in città di Shiraz, che probabilmente, voglio dire, il, il viaggiatore eh, medio magari non, non vedrà altre, eh, altri luoghi dedicati a poeti, o magari non ascolterà nemmeno eh, delle poesie di altri poeti, però, sicuramente, questo lo, saprà, questo lo vedrà e ne sentirà parlare. La domanda come dicevo, è abbastanza brave: perché? È una domanda banale, ma è anche una domanda piuttosto difficile, nel senso che ci sono, il, eh, ci sono una serie di possibili risposte. Eh, si potrebbe partire dal dato storico, si potrebbe partire da, dal dato stilistico, si potrebbe mettere a tema la questione del rapporto che c'è tra il linguaggio di Hafes e quella che noi chiamiamo Erfon, cioè un insieme di nozioni e di approcci alla spiritualità che non, po non possono e non devono essere ridotti a quello che potremmo chiamare sufismo oppure un misticismo generico, sul quale vorrei poi, eh, se possibile, essere preciso. Però io non voglio dire nessuna di queste tre spiegazioni di carattere, non voglio cominciare con una spiegazione di carattere accademico, ma vorrei semplicemente fare dei raffronti con quegli, a, quegli altri autori che potrebbero, diciamo, ambire alla, al titolo di poeta nazionale, di poeta più amato, eccetera. Ce cioè, ne sono altri, naturalmente. Ofez condivide con almeno altri tre o quattro grandi autori di letteratura persiana una particolare predilezione da parte eh, del pubblico iraniano. Eh, potremmo citare, naturalmente, in primis Ferdowsi, No? l'autore del, uh -huh. dello Shahnameh, che eh, è la grande epica eh, in 60.000 versi dove è narrata la storia pre-islamica dell'Iran e una certa idea di regalità e di grandezza dell'Iran Shah che travalica naturalmente anche i confini dell'Iran moderno eccetera, e, che è e che è percepito come un, un grande eh, diciamo, padre della poesia persiana. Potremmo citare eh, naturalmente Saadi che per molti aspetti rappresenta addirittura più di Hafez, una medietas, diciamo così, persiana, eh, una, un atteggiamento di rapporto brillante con la vita quotidiana, con, con la cultura dell'Iran medievale, eccetera, un'educazione sostanzialmente poetica e letteraria. Potremmo citare ancora Mulavi, cioè quello che noi chiamiamo Rumi. Il, che è un campione come scrivevo recentemente in una postfazione di un libro recentemente uscito un campione della cosiddetta world literature una specie di maestro di fraintendimenti lo chiamo io perché è mm. assolutamente un autore sul quale bisognerebbe ri, ri, rileggere ripartire da zero ed è naturalmente sentito come par, parte di una cultura importante o ancora e per ultimo e forse ancora più importante in questo senso per una ragione che adesso dirò naturalmente si capirà ancora con, con Hayom il quale è un mito letterario, è un mito letterario costruito, come sappiamo bene, nell'Europa ottocentesca, e che poi ha avuto una, un riflesso: ha un riflesso tuttora molto uh, vivente, vivo, nel, nell'Iran contemporaneo in generale, no? una, una specie di rappresentazione di un presunto. Uh, atteggiamento fatalista e materialistico nei confronti dell'esistenza, eccetera, eccetera. Questo lo conosciamo bene. Hayom rappresenta anche lui un possibile no? um, oggi nell'Iran contemporaneo e nel mondo diciamo di lingua contempor persiana contemporanea, un, um, uh, un poeta di riferimento. Però Hofes supera per varie ragioni tutti questi quattro autori. Ed è io credo l'argomento centrale sul quale eh, dobbiamo ed è necessario iniziare il nostro discorso. Hofez è un poeta che la tradizione stessa, la ricezione della letteratura persiana in persiano, a partire dal 400, ha collocato in uno spazio speciale. Cioè, Hofes eh, per la sua capacità di condensare in uh, non più, un 500 componimenti, 500 casale più altri pochi componimenti di diversa forma, eh, di condensare una storia letteraria e una sensibilità letteraria concettuale, io direi ancora più che, più, 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 ancora più che spirituale e filosofica, eh, una, 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 diciamo un'idea di mondo e un'idea di uomo, e, e la sua proiezione estetica sul, nel testo che eh, lo porta a rileggere in una vera e propria condensazione linguisticamente eh, stupefacente una tradizione letteraria che non rappresenta, non è soltanto quella dell'Iran eh, di lingua neopersiana, insomma, quindi non è soltanto quella neopersiana, ma è anche quella che precede. La, 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 la letteratura persiana, ossia quello che Bausani chiamava il capitolo zero della letteratura persiana, cioè quella, la grande letteratura in arabo dell'età dell baside e, e anche Omayade. Sostanzialmente Offes condensa, rappresenta, testualizza eh, con una incredibile capacità linguistica, eh, una tradizione che inizia nello nel, sesto. Nel, VII secolo dopo Cristo, nell'ottavo secolo dopo Cristo mm. e arriva al eh, XIV secolo. Dal Quattrocento in poi Hofes è questo, cioè il maestro del Rasal. Allora in questo senso eh, Ofes ha, un, ha una un, luogo, un ruolo speciale, specifico, perché è l'interprete, porta alla perfezione una. Un linguaggio che non è soltanto un linguaggio estetico e poetico, ma è proprio un linguaggio di interpretazione del reale, una forma di conoscenza. La poesia persiana è una forma di conoscenza, non è un, um, un, un mero uh, spazio di esercizio stilistico, per quanto elegante e mer meraviglioso, ma è proprio una forma di conoscenza, è un modo di leggere il mondo. Allora Fes costruisce un'antropologia. Posso in interrompere senso... un momento? Prego, prego, certo. No, no, perché sicuramente tutti i nostri ascoltatori lo sanno, ma che cos'è un gasal? Ah certo, allora un gasal è un componimento che spesso, e credo anche giustamente, si, pa si paragona per, per, per farlo um, immediatamente visualizzare a un sonetto, cioè un gasal è un componimento breve che normalmente ah, dai, va dai 7 ai 12 versi, ma può averne... 5 come 18, insomma, un componimento tutto sommato breve, non si superano normalmente i 20 versi. Nell'età più tarda ci sono anche i più lunghi, per esempio in e Brisi abbiamo dei casi di casal che superano anche i 20 versi, però normalmente è un componimento che sta, diciamo, tra i 7 e i 15 versi. Beit, si chiamano in persiano, sono versi doppi, mh, e, eh, dove, dove la rima si ripete sempre uguale alla fine del secondo e misticchio di ciascun verso, secondo uno schema che prevede anche la ripetizione della rima nel primo dei versi del Ghazal, quindi uno schema di rimico A, A, B, A, C, A, eccetera. Nell'ultimo verso del Ghazal è presente la persona poetica dell'autore, il Tahallus ed è un elemento importante perché è ciò che ci fa riconoscere un Ghazal come Ghazal cosiddetto tecnico, cioè un vero e proprio Ghazal. Ci sono tante altre forme, altre esperi esperienze poetiche che hanno le caratteristiche, diciamo, magari tematiche di un Ghazal, ma non possono essere definite tali perché non ha quell'elemento tecnico specifico. Però la cosa più importante sul Ghazal non è tanto l'aspetto tecnico che magari interessa soltanto gli iranisti e gli specialisti di letteratura, è quanto la sua tematica, cioè il Ghazal, come d'altra parte i generi letterari, in, 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 in tutte le loro forme, si definisce per... Soprattutto la tematica, il, il, il quadro di riferimenti eh, che il Gasal porta nel testo. Ed è, un, ed è un componimento sostanzialmente lirico, dove si intrecciano tre grandi ambiti tematici: che sono l'ambito che noi chiamiamo in letteratura, nelle letterature del mondo neolatino o del mondo. Uh, di cultura greca anacreontiche bacchiche, no? cioè tematiche relative al vino, che poi vedremo che cosa è in Ofese, le tematiche relative all'amore, Eschl, che è il tema centrale, e le tematiche relative all'amore. Eh, scusatemi, alla natura. Alla natura. No, e, eh, quindi sì, certo, vedo un commento di, di Marwa eh, senz'altro, certo, Rasal significa poesia amorosa, perché Rasala, cioè, Rasala, Rasal. È una radice che naturalmente è anche la radice di Gazella, come sappiamo bene, ma ha un'origine antica, naturalmente. Il termine Tagazul è il termine che viene usato già nell'arabo eh, classico dell'VIII-9 secolo per indicare la poesia di carattere amoroso. Però questo è un, è, mm. può essere diffuso, un tagazul nella Qasida e ne, in altre forme poetiche. Nel Masnavi, per esempio, anche che è un poema di, di carattere narrativo, anche il Masnavi può trattare d'amore, anche la Qasida può trattare d'amore. Il Gazal è una una specializzazione ecco, di, un, di, di un ambito letterario molto complesso, che è quello persiano medievale, che si forma in un contesto culturalmente eh, composito, che è l'Asia centrale sostanzialmente, e che porta con sé delle esperienze diverse che, posso, che hanno a che fare con tutto un contorno letterario, che 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 possiamo anche poi, di cui possiamo anche discutere, ma che naturalmente si appoggia in primis, dal punto di vista anche tecnico e linguistico, come è giustamente. La, la persona che ha scritto segnalava, a, a, al contesto arabo, che precede il, il, la letteratura neopersiana. Quindi Questo. sostanzialmente un gasale è un sonetto lirico di carattere, di, di tema lirico con una rima eh, strutturata con una ripetizione de della rima lungo tutto il componimento e che è tecnicamente proprio definito da questi elementi che ho detto e soprattutto dalla sua tematica che circola intorno a queste tre forme certo. a questi tre ambiti natura, amore e vino e, e. e poi e finisco sul Gasal eh, subito, quasi subito eh, il, il Gasal anzi direi subito il Gasal nasce come forma letteraria tecnica quando e questo è un punto importantissimo forse questo aiuta a capire meglio uh -huh. perché è così importante il Gasal diventa un, 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 un vero e proprio genere letterario una forma poetica e il genere letterario Importantissimo, centrale in letteratura persiana, nello stesso momento in cui il sufismo, cioè l'insieme di esperienze filosofiche, mistiche, speculative e così via, sociali, anche, diventa tematica centrale in letteratura persiana, cioè quando il sufismo diventa una tematica della letteratura persiana. Quando la, la letteratura persiana inizia a interagire con questa corrente religiosa, filosofica, eccetera, allora, in questo, il Gasal nasce proprio come forma tecnica in quel periodo nel XII secolo eh, con eh, sanoidi di Kasna all'inizio del XII secolo. Con sanoidi di Kasna si inizia un'esperimentazione dell'uso mistico della poesia persiana ed è per questo che Ofes, diciamo, è così importante perché Ofes porta all'estrema alle estreme conseguenze le possibilità, diciamo così, polisemiche che il linguaggio ha. Cioè, il Gasal è una una forma poetica che può essere letta a livelli molto diversi e nella quale misticismo, vita quotidiana, esperienza religiosa, esperienza biografica, esperienza neoplatonica, diciamo così, del, del, del mondo coesistono. E in Ofez la capacità di leggere in, in contemporanea questi livelli di esistenza raggiunge appunto la perfezione ed è per questo io credo che Ofez ha... La, questa preminenza in letteratura persiana, perché interpreta non tanto lo spirito dell'Iran, ma interpreta proprio le prerogative di una uh, visione del mondo. E quindi è il linguaggio, del, è, il, è il grado zero del linguaggio filosofico persiano, sostanzialmente, la sua, esteti la sua estetica. Tanto salutiamo prima Maro anche, la nostra amica che insegna letteratura italiana all'Università del Cairo, fa sempre piacere quando compare in queste nostre dirette, anche per i suoi contributi. Ma quello che volevo chiedere, mh, diciamo il tempo di Afes, no? cioè nel senso di mh, tu prima parlavi appunto hai citato Ferdusì, e, e giustamente, Ferdusi viene sempre ricordato, almeno in modo piuttosto così schematico, come il salvatore della lingua persiana, e quindi è inquadrato in un contesto storico abbastanza preciso. Afez, la Shiraz di Afez, che tempi viveva? Beh, La, la Shiraz di Afez viveva dei tempi difficili, perché è la Shiraz nell'età diciamo così, post-Mongola, o meglio, mm. della, 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 uh, del frazionamento, uh, della disin, del, del disintegrarsi, del... Dell'impero Ilhanide in tanti principati, i musafari di quello, quello sotto i quali Ofez eh, operava, un tempo, però anche di rinascita. Eh, dunque, una, eh, diciamo così, mh, una localizzazione, in un certo senso, di una letteratura che fino a quel, a quel tempo è stata caratterizzata da una uh, dominante cosmopolita. La letteratura persiana. Lo sapete bene, o forse alcuni, magari invece, non lo sanno bene: è una letteratura che eh, ha uno spazio di diffusione che è eh, senza pari nell'età premoderna. La letteratura persiana si scriveva e si leggeva a partire dai Balcani fino alla Cina, fino all'India. Eh, io, per, come studioso, mi occupo di letteratura indo-persiana, tra le altre cose, e ed è chiarissima la, la dimensione internazionale eurasiatica di, di questa letteratura. Hafez radica in una Shiraz che è in una fase di rinascita ehm, la letteratura cristiana in un contesto appunto iran iraniano, cioè noi diamo, diamo per scontato, diamo veramente per scontato che l'Iran come lo conosciamo oggi sia sempre stato, intanto, sia sempre stato, diciamo, quello che, quello che è oggi, cioè a livello di confini nazionali, e non è stato così. Ma d'altra parte, lo stesso Iran è proprio un'idea: no? cioè, è un'idea quella di Iran Shah, un'idea che ha una, ha una storia molto lontana. Afez, in qualche modo, anche per questo, ti faccio un per questa domanda perché secondo me, pensare alla Shiraz trecentesca, siamo, siamo tra il 1315 e il 1390, la Shiraz trecentesca, che peraltro mi piace ricordare anche pensando al maestro Scarcia, è un, offese un contemporaneo di Petrarca, eh, e, 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 e non va dimenticato, perché anche eh, come in tutte le, tutte le, tutti i fenomeni culturali che noi studiamo per quanto concerne il mondo islamico, e in modo particolare il mondo di lingua persiana, c'è una continuitas, uso il termine latino diciamo proprio per provocare una certa familiarità, c'è una continuitas tra il Mediterraneo e l'Iran, eh, esiste un gotico internazionale europeo, così come esiste un gotico internazionale persiano, esiste un barocco persiano, esiste un neoclassicismo persiano, esiste un rinascimento e un umanesimo. Hofez si colloca in questa età proto-timuride sostanzialmente, no? che precede i timuridi e che dà vita a quello che poi sarà chiamato proprio il rinascimento timuride, cioè un ripensamento dei grandi, del, dei canoi. Cioè quindi secondo me eh, e lo scrivevo anche nell'introduzione alla, alla, alla traduzione, al Divan, Hofese eh, è proprio l'interprete di, 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 uh, di un seme di ricostituzione, ricostruzione di una poetica che poi lo, che porterà, infatti, a dei, a dei frutti ricchissimi che saranno poi l'età safavide, ancora prima, naturalmente, il Rinascimento Timori. Quindi, la, la Shiraz di Hofese è, è un luogo. Dove, dove si incontrano, tra l'altro poi, e, 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 e finisco, ma insomma, dove si, non, non si può dimenticare che è, che è una Shiraz dove sono presenti per, diciamo, collocazione geografica e politica mh, elementi etnici e culturali di grande diversità. Non prim primi fra tutti, naturalmente, i turchi, che sono appunto turchi di varia, di varia uh, origine, sono mongoli e così via, o di regione turco-mongola, di cui la poesia di Ofez parla uh, ripetutamente, ma come d'altra parte tutta la poesia persiana, e che uh, vengono, diventano personaggi letterari. Ecco. E naturalmente poi su, cui, su, questo, su questi argomenti dovremo anche decostruire qualche mito, che amano esatto. tanto diciamo, gli occidentali rispetto a questi turchi amati dal, dal poeta e così via. Ecco, andiamoci subito, così ci vediamo il pensiero, <ride> no? come si no, fa a dire. Allora, Turk e Shirazhi, vediamo la diremo robe, Collendovash Barshem Samarkandu Bokororo, se quel turco di Shiraz. Ora, vi leggo, la, vi leggo la traduzione che abbiamo fatto. Con... Eh, così ascoltiamo anche allora, che bello anche ascoltare naturalmente, devo, naturalmente non posso esimermi prima di dato che qualcuno prima giustamente celebrava l'educazione e la solennità che è m, altri tempi ed vengano altri tempi in questi tempi così disgraziati il ricordare che io ho tradotto Hafez insieme al professor Scarcia la, la traduzione di Hafez è stata fatta da Stefano Pellò e Gianroberto Scarcia, che hanno collaborato per sette anni quasi quotidianamente, leggendo, rileggendo, 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 rileggendo e provando a produrre dei versi italiani, che è stata forse la specificità della nostra traduzione. La nostra traduzione è una traduzione in, che ha una metrica e che infatti per fortuna è poi sfociata in un'antologia uh, che è stata pubblicata da Inaudi e che è effettivamente oggi l'OFES che circola di più, perché è facilmente reperibile, e, e anche forse per qualche merito letterario. Il, eh, il professor Scarcia mi ha insegnato a tradurre, eh, poi io ho sviluppato naturalmente uno stile personale e così via, però senza il professor Scarcia non ci sarebbe questa traduzione di OFES, che è stata fatta da tutti e due. Io ci tengo a dire, è una, è un, è una vera opera a quattro mani, quindi non è né di Scarcia né di Pellò, è di Pellò e Scarcia, E io questa cosa tengo a ribadirla. Allora, detto questo, la nostra traduzione, la nostra traduzione di questo verso, che, che cerca di interpretarne la polisemia, no? la, let la, la lettura a diversi livelli, c'è un turco a Shiraz. C'è un turco a Shiraz. Mi dicesse di sì a Samarcanda Rinuncio a Bukhara per l'indico, cioè indiano. Nero non nulla che ha in volto, per quel neo nero. Allora, questa, questo verso, padre di, fra, di fraintendimenti incredibili, naturalmente. prima di tutto, una cosa: il turco o la turca? Ecco, questo tutti mi chiederanno, questa cosa. Allora, il, la questione è molto semplice, io la risolvo così: il, la poesia persiana, no, il, la lingua persiana, non ha il genere grammaticale. Mh? Quindi, torch può essere turco o turca. Il rasal persiano come genere, letterario, come genere letterario si fonda sulla neoplatonizzazione dell'oggetto d'amore. Cioè l'oggetto d'amore non è identificato quasi mai, quasi mai, mai in Ophèse, con una specifica persona, sia essa un uomo o una donna. È. è identificato con una bellezza personificata è bellezza incarnata è un'idea di bellezza è un'idea di oggetto di mashup mh? oggetto d'amore allora nel, nel rasal a differenza che nel masnavi dove l'oggetto d'amore è normalmente una donna come in kosro e shirin come in leilo e Majnun eccetera eccetera nel rasal questo oggetto d'amore è una figura che rappresenta, rappresenta l'ipostasi della bellezza divina. Mm? Allora, la traduzione deve scegliere se usare il genere maschile o femminile. Nel Gazal persiano, gli, gli, questi mashuk hanno dei tratti che possono riferirsi all'uno o all'altro. Dei geni, Ma non per una omosessualità del poeta o a, per carità, no. È un discorso di carattere puramente mh, generico, formale, il, simbolico, metaforico. La, il giovane, il giovane, il giovane, sia esso maschio o femmina, la gioventù, la giovinezza, il quattordicenne, Czordà, no? Da, rus, la luna di 14 giorni. Che corrisponde al giovane o alla giovane di 14 anni rappresenta nella poesia persiana un ideale di bellezza allora noi abbiamo scelto, genere, abbiamo scelto di tradurre con il genere maschile senza però e questa è una cosa che abbiamo scritto in tanti in tanti, in tanti articoli eccetera senza mai assolutamente l'immagine di un poeta che eh, va contro la tradizione, vuole, ribellare, vuole, vuole, vuole fare il ribelle e quindi beve il vino si ubriaca e va con i ragazzi, un'immagine che non ha niente a che fare con la Shiras del XIV secolo e tantomeno con uno che si chiama Ofese Coron. Quello, quello che a noi interessa non è questo. L'esistenza biografica di Ofese è l'esistenza biografica di un uomo che ha. Peraltro, di cui sappiamo pochissimo da questo punto di vista, quello che possiamo dire è che noi dobbiamo essere fedeli al genere letterario che viene utilizzato. Allora, non è, la turca di, non è né una turca di cui Ofez era innamorato e che, per la quale scriveva Rasal eh, mm -hmm. da, Lettere d'amore, non è neanche un ragazzo turco che piaceva a Ofes. Eh, sarebbe... allora, alcuni interpretano questo verso con grande interesse, interpretano questo verso come un'allusione proprio a Timur Lang. No? addirittura un'allusione attraverso il linguaggio cifrato dell'Erasal a Tamerlano, il turco di Shiraz. Sono state interpretazioni di questo tipo? Altri interpretano questo come un'allusione al fatto che questi turchi, che sono in quel periodo, in quel momento, come peraltro lungo, molta, lungo tanta storia iraniana, i padroni politici dell'Iran, no? gente di etnia turca, in questo caso si riferisce a questi turchi un po' aggressivi, un po' ma anche molto eh, belli, molto prestanti, che in questo caso so, rappresentano la, appunto questa bellezza divina. Ma in realtà questo, questo verso non è nessuna di queste cose. Questo verso è una celebrazione di una Shiraz dove, sono pre, dove è converge tutto il mondo di lingua persiana. Se notate in questo verso è citato il Turk è citato Shirazi, è citato Samarkand, Samarkand Bukharao, Kanda, Bukharao, e sono certo. citati, è citata l'India, è un verso dove c'è una geografia letteraria. Hm? Potremmo anche dire c'è qualcosa di turco a Shiraz, capite? Non è questo, no? cerchiamo di liberarci da questo. Allora, questo lo facevo perché lo, lo, il riferimento era possiamo dire insomma ci siamo sentiti prima certo. ed era un riferimento a un articolo che uscì su Repubblica oramai sei anni fa in cui Walter city si lanciava in un'interpretazione in un che io così diciamo un po' da profano mh, ritenevo un pochino azzardata quantomeno e poi devo dire che quando hanno fatto cenno agli amici iraniani l'hanno stroncata de decisamente e più che altro non mi pareva avesse queste basi cioè lui appunto mh, un po' per finirla qui, però non dai nemmeno troppo spazio a questa interpretazione, ma alludeva al fatto che appunto fosse un turco e quindi un turco di, di sesso maschile, e quindi alludesse a un tipo di amore omosessuale. Ah, non guarda, era questo quello che. Sì, no, ma ti, ti interrogo perché questo mi dai, mi dai un assist incredibile: cioè, se noi volessimo trovare turchi di sesso maschile nella poesia persiana ne troviamo uno a ogni, ogni gasal allora tutti mm. questi poeti persiani sono innamorati di un turco è una cosa assolutamente ridicola <ride> non, è assolutamente ridicola turco significa bello e aggressivo è, una, è un modo dell'oggetto d'amore l'oggetto d'amore nella poesia persiana il mashuk nella, nel codice, nel, nel canone, nella convenzione letteraria persiana che è, un, che è un modo di interpretare il mondo quando si ama qualcuno si soffre e allora il turco rappresenta l'aggressività intrinseca nell'oggetto, in colui che noi amiamo, la sua, non aggressività in senso che è violento, ma la sua difficoltà, la difficoltà di riuscire ad accedervi. Perché? Perché c'è sempre dietro questa immagine del torchio che è un oggetto d'amore, c'è dietro l'immagine di una bellezza sostanzialmente, della bellezza divina, della bellezza dell'assoluto, dell no? In Allahu jamil, il mio Jamal, no? In verità Dio è bello e ama la bellezza. Questo è il punto di partenza del gasal, di tutto il gasal, di tutti i Ghazal. I Ghazal lavorano su questo piano: no? passano da un livello di vita, della vita esperienziale al livello della vita. Concettuale della cosiddetta esch, che è una via, è un percorso, Ora, in questo senso dire una banalità del genere è una castroneria assoluta ed è anche abbastanza insopportabile, che significa non aver letto neanche un verso di poesia persiana. Perché tutto, il, tutti i Gazal parlano di Torch e anche di altri oggetti d'amore. Allora, tutti questi poeti, poeti persiani amavano qualcuno, è una cosa ridicola. Il Turco, il, tutti, il, tutti, tutti, erano tutti, tutti innamorati, tutti vale, i Turchi. No, no, non si sa perché, no. però vabbè. No, questo non sì, no, un... Cioè, sono delle cose assurde e, e tra l'altro che se, vengono utilizzate oggi per uh, fare di Ophes una mascotte di carattere politico. Mm, ecco, dicendo. questo Io è interessante. Questo... Eh, cioè, eh, spieghiamolo insomma un po', perché a volte dice, ecco, si fa un paragone, vedete come era il mondo no, nel il XIV o il XIII secolo rispetto al presente che mi sembra insomma una cosa che non c'entra nulla con, con, con... allora l'imam che... Motahari <ride> mm -hmm. allora, l'imam uh, Mortasomo Tahari ha scritto un libro stupendo che io ho tradotto in italiano che si chiama Tamosh e Rose la contemplazione del mistero io l'avevo tradotto forse la, la, è stata la prima cosa che ho fatto come iranista ero ancora studente forse di, 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 di letteratura persiana nel 2000, non mi ricordo, nel 99 forse addirittura, al secolo scorso, avevo eh, tradotto per l'Istituto Culturale Iraniano un libro molto bello che mi insegnò molte cose a suo tempo, che si chiama Tamoshogai Ros di Murtasomo personaggio importantissimo, importantissimo sì, certo. nel, nell'Iran degli anni 70, che scrive quest'opera quest da mullah dimostrando che Hafes è patrimonio addirittura di quella classe, diciamo, sociale che si vorrebbe essere all'opposto di questa visione del mondo. Hofez è un recitato nel conut delle preghiere molto spesso in, da parte di alcuni orefoni, alcuni mistici iraniani. E allora, insomma, mi sembra che forse bisognerebbe riprendere in mano per davvero i libri e studiare, di quello di cui si parla, eh, e anche, anche Le Manco scriveva Ghazal, e dunque possiamo essere certi che Rimam Khomeini non amava turchi, e che, il, e che in questo senso il, il, il linguaggio della poesia persiana è un linguaggio che serve ad esprimere delle idee, e sono anche delle idee piuttosto articolate. In questo senso, ripeto, non bisogna eh, fare quell'errore di usare la storia del. <ride> Figura del, 400, del 300 come è Ofez, per leggere la poesia, la politica contemporanea con una banalità, peraltro di carattere assolutamente, fondamentalmente sbagliata, perché Ofez appartiene a tutti gli iraniani, ma io direi anche che appartiene a tutti i lettori, i lettori di poesia e a coloro che vogliono fare un percorso nell'estetica della. Delle, delle certo. persone, del nel sufismo, cioè insomma, certamente può essere un certo dibattito, però io ricordo l'Ayatollah Talai di dire sostanzialmente: non lo si può usare come non lo si deve usare come una mascotte politica per fa fare no, per dire una cosa oppure dire l'altra. Ah, non lo si può interpretare solo, non lo si deve interpretare solo come poeta, poeta mistico religioso. Se, ce ne sono molti in Iran di poeti mistici e religiosi, c'è Fariduddin Attor. C'è Molavì, c'è Gio mm -hmm. ce ne sono tantissimi, ma, ma Lofese è anche più di questo. Non ce ne sono, non, non lo si deve naturalmente però interpretare come fanno molti anche in tanti contesti. Come il cele, il, il, colui che celebra la bontà del vino di Cinaz, insomma, di una, una marca di buon rosso sì, del portalcino. Sì, sì, <ride> eh, sì, esatto, è abbastanza. <ride> Sì, 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 è un po' banal, banalotto anche tutto, sì. tutto questo, ma questo potrebbe essere stato influenzato da come Afez è stato tradotto in Occidente. Cioè, innanzitutto, quando è stato tradotto per la prima volta in Occidente? 1819. Afez è stato tradotto da von Hammer che, che, che era un, un persianista tedesco di non eccelsa qualità, secondo molti. Secondo lo stesso Goethe, il quale però in ogni caso si lesse con grande favore questa traduzione. Ma in realtà guardate, le traduzioni di Ofese Ottocentesche sono probabilmente più. Io oggi voglio provocare, sono forse più eh, leggibili di molte traduzioni, poi più tarde. Perché? Perché in fondo interpretano quello con lo spirito del Romanticismo europeo, interpretano alcuni aspetti della poetica ofesiana. Goethe ne è maestro in questo senso, che, non, sono, che non, sono, non si possono definire delle interpretazioni così ballerine. Sono interpretazioni serie, naturalmente, che vanno lette nel, con lo spirito del loro tempo. Eh, il, il problema è l'offese. Io, io penso che il vero, il vero problema, forse, delle traduzioni occidentali se non sia tanto l'offese su cui hanno lavorato i persianisti. Eccetera, io, le nostre tre traduzioni italiane, quella del professor... Derme e quella del professor Saccone e la nostra, sono tutte e tre traduzioni che rispettano il testo, lo, lo leggono secondo delle, delle, dei, delle prospettive tra loro, io non direi diverse o contrastanti, ma complementari, si, 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 si sottolineano nell'una e nell'altra delle cose diverse, ma in tutti e tre i casi io penso che si, si tratti di tre traduzioni che il testo lo rispettano profondamente. Il e, e, Idem pos, si può dire naturalmente, penso della magnifica traduzione francese di De Fouchcour, penso alla traduzione di Peter Ever in inglese, eccetera. Que il, problema di, il problema delle traduzioni di letteratura persiana, incluso naturalmente Offese, è quella proliferare di Ofesi inventati che si trovano mm. in. Um, che sono sulla bocca di tutti. Quelli, quelli ecco, no, quelli no quelli infatti, che... ti volevo pure chiedere una cosa, perché qualche anno fa in Italia è uscita questa traduzione. Che diciamo, quelli bravi lo chiamano crossover anche se insomma, è un, <ride> è un termine che non mi piace moltissimo, di Afest, secondo Chiarostami Non so se tu l'hai. posso dirtelo in modo un po' brutale, ma che roba è quella? Perché io, francamente, non l'ho capito. Allora, qui mi tocca parlare del mio professore Riccardo Zipoli, allora qui devo stare. Devo, allora, diciamo così: il, quello è stato un lavoro. Allora, in Iran c'è naturalmente ci sono tante, tanti modi di eh, mm. leggere la letteratura classica. La letteratura classica in Iran, Fes ne è il, il, il campione, è un, a differenza di quanto, come, come, come sappiamo tutti, qui a differenza di quanto avviene in Italia, la letteratura classica è patrimonio contemporaneo dell'Iran. Mm? Sì. Noi non leggiamo Petrarca, non leggiamo Pinzelli no. normalmente, forse io potrei anche dire purtroppo, ma è così. Sì. In Iran si legge Hafez, si legge Molavi, si legge... Si leggono anche autori ancora più complicati, più, 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 più tardi, si legge Suèbet Abrisi, si, si legge addirittura Bidel, Bideli. si leggono tanti, tanti autori di grande interesse e è uno di questi, è più importante. Allora, probabilmente l'esperimento di chiarostamia è stato quello di frammentarlo, di provare a leggere uno Fes le, eh, non, 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 non seguendo il ritmo classico del rasal, mm. ma immaginando dei frammenti, che prendendo dei frammenti dello Fes organizzato secondo lo schema classico dei Beit, ma frammentandoli, quindi prendendo un verso e mezzo, due versi, un verso solo e, e così via, si riuscisse a Leggere, no? un è uno, diciamo, un'operazione di carattere artistico, diciamo così, di leggere un Ofes contemporaneo. Questo è il, come se fossero dei fotogrammi di Ofes, mm. pensando, questo, questo chiarostamio lo ha fatto, lo ha fatto eh, anche con altri autori, ha fatto delle antologie fatte così. Eh, e il professor Zipoli ha tradotto in italiano questi. Questi frammenti chiarostamiani, diciamo così. Quindi, eh, questo, questo è una, un esperimento che è stato fatto in Iran. Io eh, diciamo che quando si tratta di lavori fatti in Iran per un pubblico iraniano, va considerato che tipo di eh, risultato questa cosa può ottenere. Però io penso un'altra cosa: penso che i, i, anche in Iran sia necessario, probabilmente forse a partire proprio dall'Iran, sia necessario tornare ad educare alla poesia. Io credo che il, la mia percezione, io vado, frequento l'Iran da 24 anni, e la mia percezione è che nel corso di questi 24 anni, anche in Iran, ci sia stato un cambiamento a un certo punto del, del, nel rapporto con il patrimonio poetico in modo particolare penso alle generazioni più giovani, eh, che forse potrebbe essere recuperato e andrebbe recuperato, perché siamo naturalmente, diciamo, a differenza che in Italia siamo ancora molto in tempo, eh, in, con delle, qualche iniziativa di carattere educativo nuova, eccetera. Magari anche, appunto, ecco, io pensavo, il, 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 il dottor Aminia ha, ha, ha giustamente ricor ricordato Shagiariani, eh, lo, lo ringrazio per questo. Mm. Eh perché, eh, ecco, Chagallone è un grande interprete, per esempio, di Ophèse, e, e noi dovremmo ripensare a appunto, forse anche oltre a questi frammenti modernisti di chiarostamia, eh, eh, pensandolo attraverso invece la classicità della musica, che però arriva in maniera immediata, eh, e rende, dimostra meglio quanto Ophèse sia al centro, ecco, di un sentire, Condiviso. Ultima cosa, poi ti lascio, chiedo scusa se, se sono pronto. No, ci mancherebbe, no, Il, no. Uh, penso anche al fatto che va ricordato che Ofez è, co, essendo la lingua persiana la lingua letteraria di un, di un mondo molto più vasto di quello che è l'Iran contemporaneo, Hofes è un poeta molto amato non soltanto in Iran, è un poeta molto amato in, in Afghanistan, è un poeta molto amato in Tagikistan, è un poeta molto amato nella Samarkand e Bukhara, che lui menziona mm -hmm. nel suo Gasal numero 3 ed è un poeta molto amato in tutta l'area eh, che, che è stata di lingua persiana da un punto di vista letterario, che è il subcontinente indiano. Se voi andate in Pakistan troverete persone che conoscono molto bene Hafez, il dottor uh, Iqbal al-Ame al, al uh, Iqbal, no? Iqbal di Lahore, che è un grande autore del, del primo novecento, è, è stato un grande interprete anche di Hafez, tra le altre cose. Quindi ricordiamoci che è un poeta mondiale già nella sua mh, forma premoderna, cioè Ofeo non è diventato un poeta mondiale scoperto dagli americani negli ultimi 50 anni, Diventa, è un poeta mondiale a partire dal 400. E in questo senso dobbiamo mm. pensare alla sua grandezza come qualcosa di davvero internazionale eurasiatica. Ma una cosa sulla quale forse... Magari i miei studenti lo sanno perché io insisto spesso su questi argomenti, però magari altri no. Pensate che il più importante commentatore di Hofes, anzi, i due più importanti commentatori di Hofes, Sudi e Hatmi, sono uno, entrambi del 500. Uno del 500, scusate, e l'altro del 600, quindi XVI e XVII secolo. Sono il primo Sudi, un nativo di un villaggio della Bosnia. Mm -hmm. mm? Il secondo, Hatmi, un nativo della città di Lahore, nell'odierno Pakistan. Pakistan. Ecco, basta dire questa, questa cosa per rendersi conto di cosa stiamo parlando. Ophesi è, è anche un poeta europeo, sostanzialmente. Un, un poeta che viene letto a Sarajevo è un poeta europeo. Ben prima che lo scoprisse Goethe. Questa stai aprendo una porta verso un'altra diretta che dobbiamo fare assolutamente, cioè questo, questo appunto di, di Afez, poeta europeo, e dell'Iran ben oltre non solo il territorio no, del, della Persia eh, politica, ma addirittura del Medio Oriente che scavalca il Mediterraneo e arriva a. Nel cuore dell'Europa, perché poi, insomma, potremmo dire che, che, che da quello che ci stai dicendo: parliamo veramente di, di casa nostra, e qui dobbiamo, dobbiamo parlarne. Insomma, è troppo affascinante, questa come, come, com, 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 come tematica. Nicoletta Pilon, infatti scrive subito: 7:00 lavori e studi di Bosnavi, Come dimenticarli? <ride> è una studentessa, eh, bravissimo, ah, ecco, eh, allora io leggo qualche scusa, per una curiosità mia una, una cosa, poi leggo qualche commento siamo, siamo quasi in chiusura ma mh, leggo qualche commento ai nostri amici, c'è cioè qualche domanda uh, questa sua univers universalità uh, correggimi se sbaglio lui non si mosse tantissimo da Shiraz no. infatti, 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 infatti lui vede il mondo dalla sua Shiraz Questo una, portavo, lo, lo volevo dire prima e poi mi sono, mi sono dimenticato quando parlavamo della Shiraz trecentesca, si sì, Ofez è, è anche noto per questa sua staticità eh, cittadina, è, è un poeta emine, eminentemente urbano, di Shiraz parla molto e eh, guarda il mondo da questo luogo che poi è diventato è, è stato percepito poi successivamente come una culla della, della lingua e letteratura persiana e in parte lo è stata anche però diciamo che Shiraz rispetto ad altri luoghi del, della coinetta Uh -huh. Per Persofona è, è importante a partire dal da 200 con Sadi e, 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 e direi che Ofez da, da questo luogo dove si incontrano varie eh, caratteristiche, do, varie, varie, eh, varie diciamo, tendenze del, del culturali dell'Iran del, 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 del 300, Ofez osserva il mondo. Senza muoversi ci sono vari aneddoti, anche molto, probabilmente apocrifi, rispetto alla sua paura del mare, per esempio. Ecco, eh, no? no, infatti quello sì. Al suo presunto che doveva, avrebbe, dovuto andare, sì. no? avrebbe dovuto andare in Bengala, ma in realtà poi scappa dalla nave perché si accorge che c'è il tifone, queste cose qui. Sono, sono, sono aned aneddoti interessanti che, per, che siano veri o no, eh, eh, non lo sappiamo. Quello che possiamo dire è che probabilmente non lo sono, ma che... Rappresentano però un sentire di nuovo, cioè vedete in questo senso interessante perché quando leggiamo gli aneddoti sui poeti persiani, così come quando leggiamo gli aneddoti sui pittori italiani che racconta Vasari, noi impariamo qualche cosa sul modo di vedere un mondo in un certo contesto storico. Non importa che sia vero o falso quello che raccontiamo di Caravaggio, quello che conta è che ci rappresenta cosa si pensa nel Seicento. Quello che pensiamo di Ofez, quello che, quello che ci raccontano le taschere di Ofez, ci dicono che tipo di vita, che tipo di percezione del mondo, di Weltanschauung si diceva una volta, avrebbero, eh, avevano questi autori che sono rappresentativi di un, ripeto, di, una, di un sentire che con il nostro sentire mediterraneo è molto vicino e in continuità. Io dico anche in relazione, non in continuità perché ci assomigliamo, perché abbiamo condiviso mm -hmm. una estetica comune, non dimentichiamo che come il, per esempio il professor Derme nella sua, nel suo lavoro su FESA ha insistito sulla, eh, sul legame ed è un legame importantissimo che c'è tra la poetica diciamo del, dello stile nuovo che, che deriva a sua volta dalla poetica provenzale dei, trova, dei trovatori e la poetica del, della, della letteratura persiana medievale è evidente che c'è una continuità è evidente che le radici sono anche comuni sono radici ellenistiche e poi rilette dalla grande esperienza araba, che si diffondono in due, in due versioni, in due facce, due facce della stessa medaglia, il cavallo nero e il cavallo bianco, li chiamava Scarcia, l'Occidente e l'Oriente Mediterraneo. Allora, in questo senso, noi dobbiamo riprendere questa... dovremmo studiare Ofez a scuola, uno con un poeta come Ofez o con un poeta come Rumi, non, potre, non do, deve stare in un curriculum di uno studente di un liceo classico, non, è, non, è, non si capisce per quale motivo non, debba, non si debba studiare insieme alla grande letteratura europea del, del suo tempo, certo, secondo me, certo, certo, certo. certo. Eh, un, leggo qualcosa abbastanza velocemente. Dominique Balbei, la Fese Cirasi era più interessata alla filosofia di Vad Fuld di Platone che è contro l'islam. Questo non, 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 non so, uh, Simur Wright. Bal il nome Balkans, in parole semplici, i Monti lo hanno dato i persiani come per Sarajevo, città serrata dei Monti. Questo io mi rimetto alla vostra competenza, Marwa ti fa i complimenti per la traduzione in metrica, salutiamo il professor Naccarella. Eh, Marwa, fa anche una domanda, non so se è così in persiano, una curiosità dell'arabo parlato è appunto l'uso del maschile come verseggiativo del femminile, eh, ma in, non, in persiano però non c'è maschile e femminile, no? quindi non eh, no. credo, credo che questo no. non, non, non sia possibile da un punto di vista no. proprio... No, sulla, sulla, sul watato al che è un tema che diciamo... Mi, 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 no, non posso dilungarmi se, se mancano pochi minuti vedo alla fine però no, suggerisco no, prego, che, non... che sia contro l'islam o a favore io, è, intanto è nato in un contesto islamico il concetto per cui è un è un prodotto il pensiero filosofico di Ibn Arabi è un prodotto della, della civiltà islamica ed è un pensiero filosofico che ha, che io sappia influenzato autori che senz'altro non erano contro l'Islam come, che so, Mullah Sadrò, Mirdamad eh, tutta, tutta l'erfon classica persiana. Allora, l'idea di questa unità dell'essere, che è un'idea di carattere parmenideo sostanzialmente, eh, che viene sviluppata in maniera geniale dagli autori della, del, del, della, sia, sia arabi, soprattutto poi persiani, a seguire, eh, è un'idea che con... Eh, con l'Islam ha molto a che fare a partire dall'idea del Tawhid, cioè dell'unità divina. Dunque, in questo senso, filosoficamente è un argomento sul quale bisognerebbe riflettere a lungo. Eh, L'assenza di una struttura dogmatica nell'Islam nell eh, nell medievale permette, naturalmente senza immaginarsi un paradiso terrestre, ma permette una... Varietà ecco, di idee filosofiche che va considerata e va eh, studiata seriamente, ecco, per quello che è. non bisogna fare di offese un'icona di un, una libertà di pensiero che senz'altro lui ha, ma che non è contro un, una civiltà. Mm -hmm. Non, non esiste in Ofes nulla di questo genere, non c'è nulla contro la civiltà, c'è qualcosa naturalmente di critico, in Ofes c'è molta critica sociale, e questo è un altro discorso. In Ofes, come in Sadi, come in Sanoi, Sanoi è un poeta della malomatia, la malomatia è un atteggiamento eh, poetico interessantissimo, la ricerca del biasimo, poeti che fingono di essere dei... dei eh, peccatori della peggior risma per non essere no, per non ottenere questo elogio ipocrita della società. Il, il Hafez critica i muftaseb i, no, i censori, critica i mufti, critica i, eh, i faqih, ma nello stesso tempo rappresenta proprio perché la civiltà la civiltà islamica, come qualunque civiltà, e questo è bisogna bisogna per cominciare a insistere su questi punti. La civiltà islamica come qualunque civiltà, è una civiltà dove c'è dentro di tutto, dove c'è la critica sociale, il contrasto. La, la, il dibattito politico non, non, non mi sembrano insomma, ecco queste queste, forse questioni sulle quali bisogna riflettere un po' più certo ma anche perché poi c'è anche una continua banalizzazione a volte No, della poesia per cui l'accenno che facevi all'inizio su Omar Khayyam eh, ricordi una volta dissi che ahimè, a me piace tantissimo Omar Khayyam ma è vero che è stato un po' ridotto a una specie di poeta da Baci Perugina cioè eh, certe traduzioni certe cose che gli vengono attribuite sono una cosa quanto, di quanto più banale e anche credo insomma poco attendibile si Guarda, possa considerare Chayom eh, appunto come si diceva all'inizio Chayom a differenza di Opheles è un poeta eh, che ne, non è mai stato un poeta diciamo canonico nel mm. no, non canonico nel senso che esula dal canone lui come temi ma nel senso che non ha mai fatto parte di quello che consideriamo il canone della letteratura persiana, cioè Hayom non, non, non è eh, non fa parte di quel numeroso gruppo di poeti che vengono letti e studiati nell'Iran e nel mondo di lingua persiana premoderna fino all'Ottocento. Hayom viene è, un, è uno scienziato Omar Chayom, importantissimo tra l'altro al quale sono attribuite delle roboi, cioè delle quartine che sono un genere letterario più occasionale, degli epigrammi eh, che hanno anche un valore letterario interessante, ma che sono state interpretate come il no? In questo caso, sì, da un vero e proprio orientalismo coloniale, che è l'orientalismo inglese dell'Ottocento, eh, come una immagine di fatalismo orientale e compagnia bella, insomma, no? di bere il vino per dimenticare i dolori della vita. Esatto, questo, questo, che poi è una banalità, tra l'altro, perché basta andare si, in in di Venezia se ne trovano molti di sì, 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 esatto. O in un pub di Londra. Insomma, esatto. dire. No. Allora, siamo probabilmente in chiusura. Lorenzo Cabutti fa i complimenti interessantissimi, ma Ruari Tone dice: beh. per i sorprendenti spostamenti, basterebbe anche pensare al fatto che i due più grandi eh. filologi, dei detti di Maometto, nella tradizione sunnita, uno viene da Bucarà e l'altro viene dall'Albania. Questa certo. È, una, Bukhara, beh, certo, è una cosa giustissima, eh, giustissima. Patrizia Padovani. Grazie, grazie infinite per questa interessante conferenza. Eh, Lorenzo Cabutti beh, ci, ci racconta insomma, una cosa particolare in tedesco: il, menseggia... grazie, no. il <ride> 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 che è sempre neutro. È carina questa, <ride> Cristina Bianciardi. Che salutiamo, molto affascinante l'analisi del professore. Grazie, anche Forug ti fa moltissimi complimenti. Allora, io prima di salutarvi e ringraziarvi veramente per quest'ora che abbiamo trascorso insieme, che è stata veramente interessante, volevo semplicemente ricordare che il prossimo dei nostri appuntamenti è mercoledì e sarà la presentazione del libro di Alessandro De Cesari. Case iraniane, il valore del vuoto eh, cambieremo scenario, ma fino a un certo punto, perché poi insomma ci saranno anche lì delle cose molto belle. Giacomo Longhi, un saluto al prof. Pellò, sempre interessante ascoltarlo. Allora, io ringrazio come sempre. Eh, il direttore Amini grazie per essere stato con noi Io ringrazio Mosen come sempre eh, per, la, per la sua pazienza la sua capacità sempre di stare sul pezzo come si dice perché anche da un punto di vista organizzativo è veramente preziosissimo e ringrazio soprattutto Stefano Pellò per essere stato con noi e spero veramente che riusciremo ad approfittare ancora eh, del suo tempo prossimamente perché ci sono tantissime le cose di cui vorremmo parlare insieme e ringrazio a tutti voi che siete stati con noi in, in questo ritt. Grazie. Arrivederci. Arrivederci a tutti e buona serata.